Martedì 16 aprile 2019, benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Eccoci qua ancora una volta per raccontarvi un po' la nostra città, ma soprattutto essendo martedì, insomma, il martedì è il giorno delle periferie perché l'ospite, anzi il padrone di casa, è Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno, ben ritrovati. Walter Cherubini di Consulta Periferie Milano, e quindi oggi parliamo anche oggi di periferie, ma non solo. Chi ci ha mandato come ospite oggi, Walter? Oggi per la 74esima puntata di Focus Periferie abbiamo Maurizio De Filippis del Circolo Culturale Allora Blu. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie mille. Insomma, un ritorno, noi ci siamo già Sì, visti, siamo noi tutti ci qua siamo già visti. a parlare di Allora Blu. Ricordiamo un po' che cos'è Allora Blu. È un circolo culturale costituito da scrittori non professionisti che negli ultimi anni si è dedicato alla stesura di alcuni libri dedicati a Milano. E intanto ringrazio Fabio perché è la seconda volta che siamo ospiti qua, anzi sarebbe la terza, però in particolare la volta precedente abbiamo presentato la nostra penultima fatica letteraria che era I racconti del Drago Verde nell'omonima via. Oggi invece siamo qua per presentare in maniera molto amichevole la nostra ultima fatica letteraria che si intitola Il Drago Verde racconta, che è costituito da una serie di micro racconti raccolti in questo book fotografico che ha appunto come oggetto le fontanelle di Milano, i famosi draghi verdi. Da rivedere, insomma, che a Milano ce ne sono ancora tantissime, sono, Sono dicevamo. 586 e rappresentano, come sa benissimo il nostro amico Walter, un elemento comune dal punto di vista civico, dal punto di vista etico, dal punto di vista anche del gioco ludico dei bambini, che dà la possibilità alle persone di dissetarsi ai parchi, alle fontanelle dove sono presenti. E non meno importante, ha un uso funzionale, ho scoperto anche oggi. Sì, Però prima fuori perché. onda ho scoperto questa, insomma, anche il perché non c'hanno il tutto nasceva dal perché non c'hanno il rubinetto, dal modo che non si sprechi acqua. In realtà non è uno spreco d'acqua, Esatto, quello assolutamente. delle vedovelle, anche chiamate così, no? Sì, sono chiamate vedovelle perché quel flusso continuo ininterrotto di acqua ricorda, secondo quella che è la tradizione popolare, è proprio il pianto della vedovella. E il drago verde, poi sappiamo che il drago è uno dei simboli di Milano, sullo stemma, quello con la croce rossa sullo sfondo bianco, è uno dei simboli del comune di Milano. E loro, da un punto di vista anche della, come dicevi tu, della manutenzione, sono seguiti dalla metropolitana di Milano. Ma quel continuo flusso di acqua nell'acquedotto cittadino consente che l'acqua non ristagni e quindi consente in un certo senso un Un flusso continuo flusso di continuo acqua di acqua e di energia vitale, chiamiamola in così. modo che appunto non ci siano acque ristagnanti all'interno Sì, poi della immensa rete idrica dell'acquedotto di Milano. l'utilizzo appunto dell'acqua tramite i draghi verdi è percentuali minime proprio rispetto a quello che è il complesso di utilizzo dell'acqua complessiva. Per cui uno può dire, ma magari si spreca Sono dell'acqua. No, già sostenibili alla è un fonte, come si dice. servizio proprio fatto ad hoc. Perché appunto parliamo del Drago Verde? Perché appunto la vostra ultima fatica letteraria è proprio questa volta è il Drago Verde stesso che racconta, diciamo, no? Esattamente, abbiamo diciamo, concentrato su alcuni draghi verdi milanesi, alcuni abbiamo chiamati micro racconti perché sono fatti da 200 battute. Sono quindi una pubblicazione agile che è costituita appunto da foto e da questi piccoli racconti che fanno sì che sia proprio il drago a parlare. Tra gli autori, li cito un po' così, oltre a Walter che ci ha curato la prefazione, Walter Cherubini, abbiamo i cenni storici di Elisabetta Zanarotti, poi tra gli autori ci sono anch'io, Maurizio De Filippis, abbiamo Rino Morales, Giovanni Francavilla, Giovanna Castellina, Ermanno Accardi, Nicola Chinellato, Tavecchia, Gianluca, Raffaele Maddalena e Domenico Megali. Uno dei titoli che a me piace moltissimo tra questi è quello che è intitolato Piscio del Drago, poi se ci sarà un po' di Dopo ti chiedo, tempo, tanto sono sono molto molto brevi. brevi, sì, Dopo sono allora molto ci brevi. leggi un passaggio. Walter, una cosa molto interessante, appunto, c'è cioè un circolo culturale milanese che decide di quasi adottare appunto queste fontanelle perché insomma troppo spesso dimenticate magari dai più, state per scontate. Insomma, se ne parla solo quando ci sono dei problemi a volte, no? Della fontanella che viene messa, viene tolta, sì, lì dà fastidio, no, va bene. Quando invece appunto è un simbolo di Milano, anzi, l'ho visto anche in nuove insediamenti, come ad esempio City Life.
ormai sono state rimesse, anche cercando di fare un restyling diciamo un po' più al passo con i tempi e tutto. Una variante del consueto drago. E infatti, una variante del consueto drago, molto interessante, però appunto tutto questo viene fatto da un circolo culturale come quello di Allora Blu. Ma diciamo che si sposano due cose. Uno, quello che è l'oggetto del circolo culturale Allora Blu, che è appunto quello di fare racconti, di scrivere, di narrare la città, in questo caso con le fontanelle, ma le fontanelle sono probabilmente l'unico elemento di servizio e anche così di arredo urbano architettonico che è presente in tutta la città. Dal centro alla periferia, dalle strade piuttosto che dai parchi. È proprio un elemento di comunanza. Che cosa hanno anche come elemento generalmente comune? È che sono un pochettino degradate, nel senso che tag, scritte, la conservazione e la manutenzione non è molto semplice, anche insomma l'acqua non aiuta e quindi insomma sono sempre stesse un po' lasciate così. Ma diciamo che proprio c'è una disattenzione dal punto di vista della città e quindi in questa logica degli scarabocchi su muri e qualsiasi cosa capiti, anche i draghi verdi ne fanno le spese. Allora possono essere proprio perché distribuiti in città un elemento invece da curare, che è proprio identificativo della città per certi aspetti, proprio anche avendo il simbolo del comune di Milano sopra, e quindi può diventare anche uno strumento di attenzione, quindi provocare all'attenzione. Ecco, probabilmente questa pubblicazione è con tutti i draghi verdi, ne vediamo di belli, sono quelli installati nuovi appunto a City Life per esempio, che hanno la bella loro livrea verde, e invece ce ne sono tanti altri che invece sono scarabocchiati e un po' ridotti così. Allora possiamo innescare un processo di attenzione da parte della città nei confronti di questo elemento comune a tutta la città? Quello che dicevi appunto è comune, perché davvero lo possiamo trovare ovunque, da Piazza del Duomo ai parchi più remoti della periferia, vicino allo stadio. È un elemento comunissimo. Sia a nord che a sud della città, cioè sono veramente in tutte le zone. Si sa qual è la prima, la più antica? Sì, la più antica è stata ad opera di Achille Beltrame, quella del 1931, che campeggia in Piazza della Scala e che è costituita non dal materiale, diciamo, di ghisa, quello classico, ma da un bronzo dorato e che si trova appunto in Piazza della Scala, ed anche una greca davanti che in un certo senso impreziosisce la sua presenza a Milano. È anche l'unica forse non verde a quel punto, totalmente. Sì, ha un colore, diciamo, ha un colore diverso dalle altre, ecco, diciamo così. Volevo dire due cose, che la prima è che volevo anche ringraziare l'autore, oltre agli autori che hanno scritto i romanzi, i micro racconti, anche Giuseppe Abrescia, che è un po' il web designer del nostro gruppo. E volevo dire anche un'altra cosa che sembra banale ma non lo è, e cioè in un'epoca in cui i draghi si pensa siano estinti per sempre, in realtà ci sono 586 piccoli draghi superstiti che hanno da raccontare molto sulla storia di Milano e sullo sfondo della città. E quindi quando un milanese mi invita a bere al Drago Verde, non potete declinare l'invito, perché potreste pentirvene. Questo è un monito che vi mando così. Insomma, e se questi draghi potessero parlare, no? Diciamo. Certo. E cosa appunto? Allora, magari ti chiedo appunto di leggerci quello che dicevi poco fa, uno dei tuoi racconti preferiti. Sì, uno di questi racconti che secondo me interpreta bene un po' quello che abbiamo dovuto fare, che non è una cosa accademica, sono dei racconti. Uno di questi è di Giovanna Castellina, che è una delle nostre autrici, e si intitola Piscio di Drago. Prende pochi, un minutino di... Vado? Vai. Quindi, Piscio di Drago, Giovanna Castellina. L'hanno messa primavera, sul lato della piazza, dove giocavamo a calcio, proprio in mezzo ad una delle porte. All'inizio la odiavamo, verde che non c'entrava niente, col suo stemma fiero in mezzo al petto. Poi però col tempo ci siamo abituati che fosse lì. È diventata una di casa, come il muretto, i cespugli con le bacche rosse e lo scivolo a forma di razzo spaziale. Mi ricordo il giorno in cui, guardandola bene, ci abbiamo visto il drago. Aveva una faccia feroce e la cresta di scaglie. Una sorta di becco, ma non sputava fuoco. Ci gocciolava fuori l'acqua così piano che a riempirti la bocca ci mettevi 5 minuti. «State attenti che è piscio di drago», dicevano quelli più grandi, per prenderci in giro.
Passavamo i pomeriggi a giocare col drago verde, noi della piazzetta, quando faceva caldo. Dovevi riempirti la bocca di acqua e correre finché potevi, fino a quando non ce la facevi più, e la spruzzavi tutta che ti passava anche dal naso e ti sembrava di affogare. Poi si vedeva chi aveva fatto più strada e si formavano le coppie. Il più bravo si prendeva il più scarso sulle spalle. Lui si riempiva di nuovo la bocca e quello bravo correva e correva. Se arrivavi in fondo al muretto, ce l'avevi fatta. Ma capitava che ti beccassi lo spruzzo degli altri addosso e che ti mettessi a ridere così tanto da aver paura di morire dal male alla pancia, dall'acqua di traverso e dal dubbio che quello fosse veramente piscio di drago. Molto molto bella, correlata anche di foto, di una foto dove quella... Questa qui di Milano Piazza della Resistenza. Ah, ecco, quindi insomma, molto bello appunto questo viaggio appunto all'interno della città. Vado, insomma, appunto, è un tema quello dei draghi verdi, delle vedovelle, che insomma porta l'attenzione appunto su un oggetto, come diciamo, milanese per tutti quanti, che però appunto spesso e volentieri viene un po' lasciato in disparte da chi dovrebbe magari prendersene cura. Non sono gli unici oggetti o luoghi che finiscono così per una città. Ma il tema è proprio quello di prendersi cura. Chi se ne deve prendere cura? Allora, è la città. C'è sicuramente nella città, diciamo così, il capo pro tempore della città, che è il sindaco. Ma poi gli altri cittadini non è che possono essere alieni da questo prendersene cura. L'amministrazione svolge determinati compiti, ma tutti quanti possiamo concorrere, perché la città è per noi, per quelli che ci arrivano, una delle cose che sicuramente rilevano anche i turisti che vengono nella nostra città è proprio questa graffitaggine scomposta, è proprio barbara su tutti i muri e su tutto quello che capita della nostra città. E quindi c'è proprio la necessità che il tema della cura diventi sistemico. Ci sono per esempio delle associazioni, abbiamo ospitato il Comitato Abruzzi Piccini, che fa svolge un lavoro sicuramente importante e interessante, che è quello di andare a ripulire i muri, ma sono proprio una piccola punta di un grande iceberg. Proprio per cui c'è questa necessità grandissima, c'è qualcuno che se ne fa cura, ma rispetto a quello che è l'esigenza delle città è veramente poca. Quindi il tema anche dell'adozione da parte dei cittadini insieme all'amministrazione comunale dei luoghi pubblici ma anche luoghi privati, perché poi quando vediamo i muri di una strada, che siano pubblici o privati, li vediamo se sono messi male. Allora il tema dell'adozione, e quindi anche potrebbe essere dell'adozione dei draghi verdi, diventa uno degli elementi che può innescare un processo corale cittadino proprio di cura della città. Cosa intendi per adozione del drago verde? Ma innanzitutto che uno potrebbe esserci un'associazione, una scuola, un gruppo di persone che frequentando un posto vedono com'è il drago verde e quindi, tra virgolette, lo puliscono, o comunque possono anche segnalarlo alla metropolitana milanese, che adesso si possono vedere le modalità tecniche, però ripristini quella che è la livrea verde. Un po' quello che viene fatto con magari alcuni pezzi di verde, no? So che uno può prendere in adozione, alcune aziende lo fanno, ad esempio. Sì, certamente. C'è una situazione del genere, tutti gli auspichi. Sai se al momento c'è qualche progetto fatto simile oppure no? No, progetti simili non ce ne sono. Diciamo che noi abbiamo volentieri raccolto questo libro e questo apporto degli amici di Allora Blu, perché rientra in quel percorso di valorizzazione, di cura di quelli che sono i beni architettonici, parliamo di beni architettonici di altra dimensione, e di attenzione, di conoscenza che ci sono a Milano, in particolare nel circondario, nelle periferie di Milano, perché il circondario sta fuori Milano per certi aspetti. E quindi, come abbiamo visto in questo progetto Architect Cultura, di mettere in evidenza ciò che di bello c'è e anche di prendersene cura. E quindi anche questo piccolo aspetto, che alla fine è una fontanella, però può essere proprio un veicolo che fa da apripista a questa cura generale.
Tu, ma oggi ti sei portato un po' di cose dietro. Cosa ci hai portato qua? Molto interessante questo grosso libro. Ma avere cura, questo è il libro L'Istituto Marchion di Spagliardi di Vittoriano Viganò. Dell'Istituto Marchion di Spagliardi in queste ultime settimane si è ritornato a parlare. Uh-huh. Il modellino è stato esposto anche al Museo di Arte Moderna di New York. Libro arriva dall'Istituto Svizzero, lo fa qualcosa del genere. Allora, questo qui è un libro appunto sul Marchiondi che pesa di peso e di 300 sì. pagine, che è nella biblioteca della città di Lugano in Svizzera. Il sistema delle biblioteche del comune di Milano non l'ha presente. Adesso stiamo vedendo di farlo anche giungere nelle biblioteche, perché non c'è neanche su Amazon, non abbiamo controllato neanche lì. Nel momento in cui è stata fatta, per esempio, al Politecnico di Milano, oltre all'Accademia di Architettura di Mendrisio, perché i docenti che hanno curato questa pubblicazione sono docenti dell'Accademia di Architettura di Mendrisio in Svizzera, e hanno fatto anche una mostra al Politecnico di Milano, se non rammento male, una decina di anni fa. Ma perché parliamo del Marchiondi? Qual è il tema che c'è dietro il Marchiondi? Allora, il Marchiondi oggi è ritornato al centro dell'attenzione, ma è un po' al centro dell'attenzione. Il Marchiondi è stato, diciamo così, costruito nella seconda metà degli anni 50, è diventato operativo nel 1957 e ha raccolto, diciamo così, un po' di ragazzi problematici. Era un luogo di educazione fino ai primi anni 80, quindi ha avuto uno svolgimento piuttosto ampio. Okay. Ed era un, diciamo così, accomunava due elementi significativi. Uno, che era quello di una casa per ragazzi difficili che fosse aperta, e quindi senza sbarre, cose strane, ma con questa disponibilità. E nello stesso tempo era uno degli edifici della corrente, diciamo così, architettonica brutalista, e aveva tutta una sua conformazione. Abbandonato dall'attività, il Marchiondi è rimasto, questo elemento di architettura presente nella città di Milano è rimasto abbandonato, e quindi ognuno è entrato, ci ha fatto occupazione, è stato sventrato. Allora, questo è il tema della cura. Quando io ho un edificio che so che vado a dismetterlo, devo anche preoccuparmi di che cosa farà, perché nel momento, e questo qui chiaramente lo deve fare l'amministrazione comunale in primo luogo, in secondo luogo ci sono anche un problema da parte delle soprintendenze. Allora, ciascuno non può giocare un ruolo di interdizione. Allora, la soprintendenza, questo non si può curare, non si può fare, non si può vedere. Il tema è che tutti devono concorrere alla soluzione, non mettere dei divieti e basta. Quindi bisogna cambiare anche un po' quello che è l'approccio complessivo. Diverso invece è che in tutti questi anni però il Marchiondi poteva essere sicuramente curato. Sì. Oggi abbiamo i caselli daziari di Corso Venezia che sono stati, diciamo così, impacchettati per un'iniziativa della Fondazione Trussardi. Poteva essere impacchettato anche il Marchiondi e quindi anche ripristinato, pulito, perché è sempre possibile vederlo. Poi che utilizzo se ne potrà fare, c'era anche l'idea di fare qualcosa da parte del Politecnico, ma poi si è perso nel corso degli ultimi una decina di anni fa circa. Si è persa, però ugualmente rimane una struttura che gli americani possono andarla a vedere come modellino al MoMA di New York. Noi oggi stiamo diventando una città super turistica per certi aspetti. Gli americani non vanno tutti quanti a dormire in Piazza del Duomo, ma vanno anche da altre parti, e quindi avevamo già suggerito nel 2005, in vista dell'Expo, del 2015, che potesse diventare un luogo visitabile. Sì, bastava un attimino ripulirlo, poi è chiaro che non è proprio al meglio, però un conto è niente. Cioè, il problema poi, i turisti ormai non sono più solo in Piazza del Duomo, in Piazza della Scala. Cioè, venerdì abbiamo visto dei turisti viaggiare in Piazza si cesta, ad esempio, fino a qualche anno fa era impensabile pensare città. Che ci sono, invece ormai diffusione di Airbnb, diffusione di tante, poi lì comunque c'è uno stadio, quindi una gente che magari vuole andare, insomma
Turisti poi andare ovunque a Milano, quindi perché no, appunto, indirizzarli Certamente. anche. Ma abbiamo un pochettino, adesso è tornato in auge dopo 20 anni il cavallo di Leonardo, perché noi funzioniamo un pochettino in questa maniera. Oggi per far ritornare in auge il cavallo di Leonardo che è stato installato 20 anni fa nel 1999 all'ippodromo del Galoppo, ci vuole il 500° anniversario di Leonardo. Se ci spostiamo di qualche metro e andiamo a vedere l'area dove c'era il vecchio Palasport, che poi con la nevicata Sì. dell'85 venne demolito e quindi rimase un'area Cratere. non curata, Via, abbandonata, 70 quando è anni. che fu rimessa a posto, tenuto conto della nevicata, fu del Oh. 1985, è stata rimessa a posto nel 2016 perché c'era la finale di Era Champions fatto vedere League. dopo Expo. Dopodiché, se ci spostiamo, rimaniamo sempre in quest'area qui, andiamo al parcheggio che c'è nella zona di Figino, appena fuori dalla tangenziale, all'interno della tangenziale. Questo parcheggio che era stato realizzato con altri nel 1990 in occasione dei mondiali di 90, calcio, forse mai no, utilizzato. è stato forse Sì, utilizzato per quelle pochissimo. 4-5 partite che ci furono qui a San Siro, dopodiché è stato utilizzato come elemento di ricovero di auto sequestrate e quant'altro, è stato riutilizzato come Sei parcheggio mesi. funzionale con l'Expo e quindi è Solo sei stato mesi. rimesso tutto a posto, ripristinato e Sì. quant'altro. Oggi come Illuminato. oggi, dopo 6 mesi di Expo, e quindi vuol dire fino al 30 ottobre del 2015, e quindi ormai siamo a 3 anni e mezzo fa, è stato chiuso, rimane custodito, illuminato e inutilizzato. Allora, noi funzioniamo in questa maniera purtroppo. Allora, bisogna innescare un processo, un percorso che può anche chiamare a raccolta tutto quel mondo anche associativo, attento al territorio, che può farsi cura, ma soprattutto deve mettere in evidenza. Allora, il cavallo di Leonardo. Una delle cose che avevamo anche ipotizzato qui, e vediamo che nel dibattito anche in Consiglio Comunale sta prendendo un certo piede, è quello di intestare la fermata San Siro Stadio della metropolitana, oltre a dire San Siro Stadio. Stadio, ma anche Cavallo di Sì. Leonardo. E questo può essere una cosa interessante, l'avevamo anche suggerita. Il problema è che il Cavallo di Leonardo, che è l'emblema della disattenzione della città, non c'è nemmeno una freccia che lo indichino. Al museo dello stadio ci vanno centinaia di migliaia di persone. Nel maggio-giugno dello scorso anno fu visitato da 74.000 Wow. visitatori, però non c'è nemmeno una freccia che gli dice: Vabbè, se guarda, vuoi, se vediamo. fai 100 metri vai all'ingresso dell'ippodromo e puoi vedere gratuitamente la più grande statua equestre del mondo. Ce n'è un'altra nel Michigan. Ecco, non c'è niente. Allora, avere cura vuol dire riprendere le segnalazioni, vuol dire fare un inventario anche dei luoghi che possono essere visibili anche turisticamente. Vuol dire farli apprezzare da chi normalmente ci abita e magari un pochettino disattento. Per quello il tema dei draghi verdi può essere esattamente funzionale a questo meccanismo cittadino e quindi che cos'è Di che diciamo noi? rivalorizzazione. Che il cavallo di Leonardo deve diventare un cavallo di Troia, cioè utile a tutti gli altri elementi della città e quindi noi diciamo benissimo, perché intestare solamente questa fermata della metropolitana al cavallo di Leonardo, ma come già si sta cominciando a Alcune sono fare. fatte. Ci sono tantissime cose che sono Uso. vicine alle fermate della metropolitana e quindi possono essere richiamate all'attenzione dei Sì. Mi cittadini e segnalate anche ai turisti. viene in mente la Biblioteca Ambrosiana da poco dà il nome alla fermata di Cordusio, ma perché insomma è inerente nell'anno del cinquecentenario leonardesco, quindi insomma c'è sempre una motivazione, se c'è una Cioè, motivazione o c'è speciale si l'evento. riesce, infatti o c'è l'evento oppure Allora, il no. problema è se Milano è una città per eventi, E infatti vedi il perché Salone del sembra che Mobile e sia il così, Fuori sembra che sia così. Salone, no? Che investe alcune piccole parti della città, sono iniziative importantissime che investono piccole parti della città, ma se vuole diventare una città per cittadini,
deve cambiare ottica e noi diciamo deve cominciare a guardare la città dalle periferie e non da Palazzo Marino dal centro poi verso le periferie, perché poi quando, anche se manca un po' la nebbia in questo periodo qui, però guarda, vediamo poco. Tornando ai nostri draghi, quando li possiamo, da quando li possiamo leggere, dove li possiamo trovare e quando Allora, farete il la presentazione 18 del aprile libro? facciamo la presentazione all'Urban Center di Milano, all'angolo Piazza della Scala, in galleria Vittorio Emanuele II. E in quell'occasione sarà disponibile anche il libro per chi volesse acquistarlo. Volevo dire una cosa Prego, prego, velocissima, prego. Poi perché se... ti chiedo anche di prepararti un altro, perché poi faccio un'ultima domanda per Ah, l'altro, ok, allora eh? No, dimmi, diciamo... vai. No, volevo appunto diciamo parlare di una delle leggende Sì? Beh, del drago, ma te la... allora leggi, ce l'hai su qua, si può leggere? Sì. Ok, allora, Sì, preparatela dopo così. vai, vai E tranquillo. invece Walter ve lo chiede appunto il 18, presentazione all'Urban Center del libro. Quali altri appuntamenti invece consulta periferie Milano e come sta consulta periferie Milano? Ah, Consulta Periferia Milano, settimana scorsa abbiamo fatto l'assemblea annuale. Attualmente Consulta Periferia Milano è promossa da, teniamo conto che è stata promossa nel 2005, quindi siamo nel 15º anno di attività, abbiamo resistito fino adesso, dai 9 soci originari che c'erano, anche se noi non abbiamo problema di proselitismo, ma di operatività. E quindi siamo arrivati a 35 associazioni abbastanza diversificate e c'è anche in quest'anno l'ingresso di 4 nuovi associati e quindi diciamo che arriviamo a 39. Questo ci consente di poter guardare la periferia non dal punto di vista teorico, ma con una presenza radicata sul territorio e quindi grazie all'attività che ciascuno, centro culturale, chi fa il doposcuola, chi fa un giornale di zona, Si fa un chi un sistema. sito. Esistono tutta una serie di elementi che possono veramente dare una visione chiara e operativa di quello che c'è da fare. Per quello noi diciamo che uno dei primi elementi, come dicevamo prima, sono le frecce, tra virgolette, per indicare i beni di Milano, ma abbiamo tantissime realtà, rimanendo nel settore culturale, che promuovono iniziative sul territorio ma sono sconosciute. Quindi bisogna creare un sistema che pubblicizzi, abbiamo detto, tornando ancora alle metropolitane, che in ciascun Mezzanini. mezzanino della metropolitana uno spazio di 2 metri per 3 può essere Stora. dedicato alla fissione di chi all'interno dei quartieri fa iniziativa, ma spesso è sconosciuta. Inizia, diciamo così, anche l'area musicale, l'iniziativa Ah, musicale. anche i E quindi ci concerti. sono 2 appuntamenti di presentazione della programmazione delle linee, diciamo così, strategiche e anche operative, che sono questa sera alle ore 21 nell'auditorium di Figino in via Donaiani, e poi invece domani ci sarà al negozio civico Chiama Milano alle 18, che è in via Laghetto vicino all'Università Statale. Ecco, questi qui sono 2 appuntamenti che rientrano nel ragionamento nel percorso di A Scuola di Periferie, proprio per approfondire i temi e anche sviluppare l'iniziativa, un'iniziativa che ormai si è consolidata negli ultimi anni con 100 concerti ad ingresso gratuito distribuiti in circa 50 sedi territoriali della periferia milanese. In particolare, per quanto riguarda i cori, l'anno scorso, articolati in una decina di piccole rassegne, però hanno, diciamo, messo in campo 59 concerti grazie alla disponibilità di 39 cori per un totale di oltre 1.030 coristi, che hanno dato la loro disponibilità a fare che cosa? Non andare a cantare al conservatorio, ma andare a cantare in tanti luoghi della periferia di Milano, tra cui noi cerchiamo di privilegiare quelle che sono le corti, dove, anche delle case popolari, dove spesso vivono persone anziane che non hanno possibilità di spostarsi, ma sentire della musica è anche un gesto di attenzione della città da parte verso i nostri anziani. Perfetto, allora, ricordiamo l'appuntamento per la presentazione del libro. Il 18 18 aprile alle ore aprile alle ore 18 in galleria 18, Vittorio Emanuele, angolo Urban Piazza della Center. Urban Scala, Center Urban ancora nella Center. sua sede storica, perché adesso non si è ancora spostato del Certo, tutto, nella vecchia quindi sede dell'Urban Center. Ringraziamo sede anche all'Urban dottor Center. Spaggiari che ci ha ospitato insieme alla Consulta delle Periferie. Io vado, direi di salutarvi, ringraziarvi e poi lasciamo la chiusura a.
a Maurizio, perché insomma così chiudiamo in bellezza. Dire qualcosa dopo le parole di un libro è sempre brutto e rovinale. Quindi io davvero ringraziatissimo Walter per essere qui con noi oggi. Grazie mille per tutto Grazie a quello che voi, ci porti grazie ogni Maurizio. volta. Grazie mille per insomma, che questo focus sul Marchionni cercheremo di portarlo avanti come simbolo in realtà, ma comunque tanti luoghi di Milano che hanno a che fare comunque con questo modus operandi un po' che c'è stato in questi anni. Maurizio, grazie mille davvero Grazie a e voi. complimenti ad Allora Blu per tutto quel lavoro che Ti fate. ringrazio anch'io a nome di tutti gli Allora Blu. Io direi quindi a questo punto lasciamo la chiusura a te, Maurizio De Filippis, ci legge, cosa ci leggi? Lo Lo specchio specchio del del drago drago. da Il Drago Verde, racconta. Sì, perché volevo dire una piccola cosa, cioè se la rivalorizzazione del cavallo di Leonardo costituisce uno degli specchi del tempo che speriamo si modifichi in meglio per la nostra città, esiste anche lo specchio del drago, che è una delle leggende che abbiamo scovato intorno alle fontanelle. Quindi vado. Ma inizio tutto tuo, prego, grazie mille ancora. Grazie a Ah, voi. già che sono, saluto anche chi ci segue da casa. Alla fine partirà la sigla, quindi vi ringrazio davvero per averci seguito. Ci vediamo poi domani, sempre alle 12:30, qui in diretta con Milano News. E adesso Maurizio De Filippis con Lo specchio del drago. Ciò che vediamo e percepiamo del mondo visibile non costituisce l'unica realtà possibile. Gli studi di fisica quantistica hanno dimostrato che facciamo tutti parte dello stesso sterminato campo quantico. Se si osserva in modo superficiale la disposizione sul territorio dei draghi verdi di Milano, essi ci appaiono come entità materiali isolate geograficamente. In verità non è così. La distanza che li separa non esiste, è solo un'illusione. Siamo noi che abbiamo scelto di percepirli in quel modo. Ciò che ci sfugge è che sono parte di una realtà più complessa. Nessuna vedovella è separata dalle altre, ma tutte sono alimentate dall'energia universale che vibra a differenti frequenze e conferisce la forma a tutte le cose. Quando cerchiamo di placare la sete bevendo dal rubinetto in ottone dorato del drago verde, non ci rendiamo conto che l'acqua in realtà è soltanto un mezzo di trasporto. Noi facciamo invece un pieno gratuito di quell'energia naturale che permea ed illumina tutta la materia dell'universo. La forza vitale che scaturisce dalla fonte ci invita a specchiarci nel bacino acqueo che rimanda frammentata e sfuggente la nostra immagine. Se però ci si sofferma a guardare con gli occhi del cuore il turbinio delle acque, si vedrà affiorare in superficie lo specchio del drago, che, solo per un breve attimo infinito, rifletterà la nostra anima autentica e il nostro puro io, consentendoci di comprendere chi siamo veramente.